Seconda parte di TG Mattino, in questo giovedì largamente dedicata al calcio e al turno infrasettimanale in Serie C, girone B, il Gubbio si illude dal dischetto, poi si fa rimontare dalla Fermana, scrive proprio il QN, inserto della Nazione. Rossoblù non basta, il momentaneo vantaggio di Masa, espulso Cinaia, finisce 2-1. Possiamo vedere proprio le immagini, commentarle in presa diretta di quello che è successo ieri sera al Recchio di Fermo tra Fermana e Gubbio, con Torrente che ha anche cambiato modulo viste le tante assenze, 3-4-1-2 con Masa dietro Pellegrini e il non arrivato Gerardi. Si parte subito dopo 1 minuto e 15 con questo intervento, questo tamponamento di fatto di Rossoni su Pellegrini, calcio di rigore per la formazione rossoblù. Dal dischetto va Masa che spiazza Ginestra e firma il vantaggio immediato per la squadra di Torrente, ma poi al 21esimo questa giocata sulla destra che viene alimentata da Boateng che salta a secco Ferrini, la mette in mezzo Neglia, gran destro incrociato sotto l'incrocio dalla parte opposta, questo diagonale splendido per l'1-1. Poi il Gubbio avrebbe l'occasione per tornare avanti ancora con Masa, la rimessa laterale, il suo tiro di destro termina alto e poi a fine primo tempo in contropiede la Fermana potrebbe colpire con Urbinati, ma il suo tiro termina fuori. A inizio ripresa l'episodio che decide la partita, Russoni proprio strattonato da Uge in piena area per l'arbitro ancora di Roma, è calcio di rigore ma viene ammonito Cinaglia che era già ammonito nel primo tempo, reo di aver commesso lui il fallo, non c'è nessuna ammonizione per proteste, va detto, semplice secondo giallo, sbagliandosi ovviamente giocatore e dal dischetto Neglia insacca il 2-1, ma la svista arbitrale per l'espulsione di Cinaglia è evidente. Il Gubbio con l'uomo in meno ha comunque una grande occasione, gran tacco di Malaccari che manda in porta Mugno, centrato per l'infortunato Formiconi, ma in qualche modo non riescono a colpire facendosi appunto tra loro muro sia Masa che Pellegrini e sfuma tutto il Gubbio. Colleziona la quarta sconfitta in 6 giornate, ancora nessuna vittoria, i punti restano 2 in classifica, penultimo posto, sotto c'è solo l'Arezzo ad un punto, la Fermana ne aveva uno, è salita invece a 4, situazione ovviamente critica per la formazione eubina. Sentiamo allora nel post gara la disamina da parte di mister Torrente. Eravamo in emergenza, questo si sapeva, erano 4 titolari, abbiamo provato a cambiare anche il sistema di gioco, visto che c'avevo 2 giocatori che non giocavano da 8 mesi, Gerardi e Cinaglia, e siamo partiti subito bene, con rigore. Poi abbiamo commesso le solite ingenuità che a questi livelli non si possono commettere. Da una rimessa laterale alla nostra abbiamo preso il primo gol e poi il solito errore, un rigore di ingenuità incredibile. Uge ha fatto rigore e ha ammonito Cinaglia per il fallo. C'è qualcosa che non mi quadra, cioè, anche perché Cinaglia non c'ha capelli, Uge c'ha i capelli, quindi o non ha visto niente o ha visto male. Certo. Le assenze, squalifiche, adesso anche gli infortuni, ma questa è anche una conseguenza di una rosa, come sapete ormai tutti, ristretta, e quindi partite così ravvicinate, riposo e giocare, succede anche questo. Le vittorie vanno cercate, quindi vanno volute con attenzione, con determinazione, ma soprattutto attenzione, non si può commettere degli errori così, noi prendiamo 2 gol a partita, anche cambiando sistema di gioco, giocando quasi con 5 difensori, anche oggi abbiamo preso 2 gol. Queste dunque le parole di mister Torrente, stasera nel nostro TG Sera, 19:30 e 20:20, ulteriori approfondimenti con il servizio dettagliato della partita e ancora le interviste post gara. Intanto, parlando di volley, sempre dal QN, la Sir Perugia guarda tutti dall'alto, una partenza che fa sognare, primo posto a punteggio pieno, lo sguardo è rivolto ora a domenica per la gara casalinga con il Ravenna. In A1 femminile invece è diverso il momento della Bartoccini che cerca riscatto, la grinta di Agrifoglio è uno scontro diretto e dobbiamo vincere domenica
c'è la trasferta di Bergamo, ha dichiarato la palleggiatrice Beatrice Agrifoglio. Serve una vittoria. Tornando invece alla Serie C, girone B, Grifo cinico e vincente, 6 punti in 3 giorni. Melchiorri sblocca nel primo tempo, Bianchimiano entra nella ripresa e affossa il Legnago, è il secondo successo consecutivo dunque per il Grifo, che espugna il campo della matricola veneta. E allora possiamo sentire la disamina post gara del tecnico Fabio Caserta, soddisfatto per questi 6 punti conquistati in pochi giorni e soprattutto per questo blitz esterno. Sentiamo. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita veramente importante, molto bella dal punto di vista dell'atteggiamento, della mentalità che hanno avuto dal primo minuto fino all'ultimo. Hanno fatto veramente una partita eccezionale, sono molto contento e faccio i complimenti, perché non era facile giocare contro una squadra che veniva da 5 risultati utili consecutivi, non aveva mai perso in campionato. Quindi di questi dobbiamo essere molto soddisfatti, perché poi fare una prestazione del genere non era facile e sono molto contento di questo. Queste le parole dunque del tecnico biancorosso. Crealese, l'uomo assist, su un assist Dragomir corrono, Moscati ci prova su punizione, Rose e Falzerano entrano con il piglio giusto, la difesa è sempre attenta per quanto riguarda anche le prestazioni individuali dei giocatori biancorossi. Anche qui stasera faremo il punto nel nostro TG Sera. E parlando sempre di Serie C, la Ternana cala un altro tris, Catania travolto, i rossoverdi dettano legge fuori casa, 3-1 sul campo dei siciliani e volano al comando. Partipilo sblocca, poi arrivano le reti di Rajcevic e Defendi e possiamo anche qui vedere quello che è successo proprio sul terreno del Catania, tra Catania e Ternana, schierata con il 4-2-3-1 come al solito da Luca Relli. Si inizia dunque con la Ternana che sblocca la partita al 41esimo, cross di Mammarella calibrato a centro area, partipilo prende il tempo al diretto difensore e di testa mette dentro il vantaggio bucando il portiere del Catania Martinez. Poi nella ripresa ancora altro cross di Mammarella, sul primo palo Rajcevic con grande opportunismo si sblocca per il 2-0 l'ex centravanti del Livorno. Quindi ancora in contropiede Torromino rientra sul destro e calcia, parata sul palo di Martinez, arriva a Defendi, destro sotto la traversa per il 3-0 delle Fere. Poi nel finale la gran punizione di Maldonado accorcia per il Catania, ma non basta, vince la Ternana che dunque vola da sola in vetta al girone C di Serie C e resta imbattuta dopo 6 giornate di campionato la squadra di Cristiano Lucarelli. Dunque le Fere si portano 12 punti in classifica, gol della bandiera del Catania di Maldonado, come abbiamo visto. Intanto in promozione positivo un giocatore del Mantignana e in Serie D Cuccagna sproni il Foligno, serve continuità, ha dichiarato il DS per quanto riguarda anche il Foligno Calcio. Andiamo allora al Corriere dell'Umbria. Umiltà, soldità e cinismo, il Grifo va, prestazione tutta sostanza del Perugia che vince in casa del Legnago e si rilancia in classifica, è il secondo successo consecutivo dunque. Caserta tra complimenti e moniti, vietato esaltarsi, la strada è lunga, ha detto il tecnico. Intanto sono due le partite senza subire gol, entrambe affrontate con il 3-5-2 nel cambio di modulo da parte del tecnico ex Juve Stabia. Il protagonista, il primo gol dal Grifone per la punta, grazie al mister sento la sua fiducia, ha detto Bianchimano. Dunque le pagelle, Dragomir tirato a lucido, contrasti assalti, Negro, Angelle, Monaco alzano la diga, il cigno di Trei, ovvero Melchiorri, goleador e consigliere, si legge. Il prossimo avversario domenica al Cura arriva alla Vispesaro, attualmente in zona retrocessione, fischio d'inizio alle ore 17:30, Vispesaro che in attacco ha l'ex capitano del Gubbio, nonché Gubino Doc, Ettore Marchi. La capolista del campionato in testa c'è il Sud Tirol con 14 punti in 6 partite, Rosi e compagni si trovano a meno 4. Per la ginnastica ritmica invece la Forte Braccio, promossa in Serie A2, Adesio, grande prova delle perugine. La Liscia, Barberini, Ducci e Messina al top grazie agli insegnamenti delle due allenatrici. Dunque questo per quanto riguarda anche la ginnastica ritmica perugina che si fa strada a livello nazionale. Enen, il Cruyff del volley, il coach belga, può sembrare strano ma il Covid ci ha aiutato ad essere squadra. Il tecnico della Sir, come faceva Johan, riferito a Cruyff, storico giocatore del
del Barcellona e dell'Olanda dei miracoli, pungono sempre i giocatori prima e dopo la gara. Dunque qui proprio in foto il parallelismo tra Johan Cruyff e Vital Heinen. Abbiamo giocatori che vogliono questi momenti, vedi Leon Plotnicki per quanto riguarda Perugia. Travizza è il braccio dell'allenatore in campo, Vital la ruota libera, le mani di De Cecco uniche, ma Dragan a muro è super, come Sebastian Solé ha dichiarato. Tornando alla Serie C, al calcio, Ternana Trisse primo posto, Partipillo Rajčević e Defendi, le firme del successo di Platino in casa del Catania, e domenica arriva il Foggia. Allo Stadio Nobile non c'erano luce e gas, gara in salvo proprio all'ultimo. Gubbio ribaltato a Fermo, tornando al girone B sempre di Serie C, come abbiamo visto a primata su rigore, ma marchigiani pareggiano con Neglia che poi fa bis dagli 11 metri. Torrente con la rosa ridotta all'osso cambia modulo, il primo tempo è una sofferenza, nella ripresa poi arriva il KO con anche ampio fotoreportage della partita. Domenica si torna al Barbetti alle 15, non alle 17.30 come c'è scritto mi risulta, c'è il Legnago sconfitto ieri per la prima volta dal Perugia, dovrebbe giocarsi domenica alle 15 al Barbetti Gubbio Legnago, sfida che assume davvero tanto valore per il rossoblù. Serie D, Foligno Fondi out 20 giorni, la lesione muscolare alla coscia è più grave del previsto, tutti alla mostra di Dante intanto dopo essere stati anche a quella di Raffaello. Brutta tegola fu la squadra di Armillei nella settimana che precede il Badesse, lo stadio Blasone riapre a 500 abbonati, non ci sono biglietti in prevendita. Sugli spalti saranno circa 200 spettatori, si siederanno in tribuna, gli altri 300 invece in gradinata. Eccellenza, Covid-19, Corsi, il patron dell'Olimpia Tyrus, un positivo all'Assisi su Basio, servono tamponi d'urgenza e risposte immediate, ha dichiarato. Ancora in eccellenza, Palanca, torna in riva al Trasimeno, il motto parlare poco, parare tanto, il portiere subito a disposizione di Farsi, due anticipi intanto si disputeranno sabato, ovvero Ellera Sansepolcro, peraltro big match, e Ponte Valle Ceppi Bastia, altra sfida davvero interessante tra i allenatori Lisarelli e Caporali. Flaminia Tiverno intanto verso il rinvio, oggi può arrivare l'ufficialità, nel club laziale accertato un caso di coronavirus, doppio colpo intanto per quanto riguarda il Cervara con gli arrivi di Creofini e Nardi, portiere e difensore. Tennis, l'Umbria Next Gen ai nuovi campioni, assegnate la Training School Foligno i titoli regionali baby, in gara 600 tra ragazze e ragazze nelle categorie under 10, 12 e 14. Ancora automobilismo, Sandro e Filiberto Brozzetti, due perugini alla mille miglia, padre e figlio da oggi è la corsa più bella del mondo, mentre la decisione, il CSI di Perugia sospende l'inizio dei campionati almeno per il momento. Passiamo quindi anche al Messaggero per chiudere quest'ampia pagina dedicata allo sport in questo giovedì che ha visto in mezzo ieri sera a giocarsi il turno infrasettimanale in C. Grifo, la presa di Legnago, espugnata la roccaforte dei Veneti che erano imbattuti con i gol di Melchiorri e Bianchimano, quarto posto per il Grifo, Perugia compatta, ha saputo soffrire e colpire con cinismo, poi i Grifoni hanno controllato e chiuso i conti nel finale. Abbiamo vinto una gara dura, ha detto Caserta come abbiamo sentito, mentre l'altra umbra del girone B, ovvero il Gubbio, crisi nera, ancora KO con la Fermana, finisce 2-1 per i canarini marchigiani. Fere, notte magica, a Catania si vola, i rossoverdi battono gli Etnei in trasferta e conquistano la vetta della classifica nel girone C con questo bel 3-1. Dunque, Boben Muro, Falletti funambolo per quanto riguarda le pagelle, c'è anche un bel 7,5 all'Eterno Mammarella, autore di due assist come abbiamo visto. Scuole di danza, siamo in regola ma così rischiamo di chiudere, dichiarano da Foligno, ora torna il pubblico, soltanto in 500 potranno accedere allo stadio, ma gli abbonati sono molto più numerosi, ben 2500, le regole, tunnel sanificante, numero dell'abbonamento annotato e posto assegnato, poi sarà necessario indossare la mascherina. Moto, Christian, 14 anni e numeri da campione per quanto riguarda Christian Lolli, che ha vinto il titolo italiano Premoto 3 appunto con l'ultimo successo ottenuto a Vallelunga. Tornando al calcio, eccellenza, Ducato senza cola e Donnola verso la trasferta sul campo della Narnese. Questo per quanto riguarda dunque anche le notizie sportive sul Messaggero. Chiudiamo allora questo nostro appuntamento con TG Mattino con il meteo e quello che dicono le previsioni proprio a caratteristica
carattere regionale, ancora sereno poco nuvoloso su tutta la regione, salvo locali e nuovi annuvolamenti scusate, nelle ore centrali della giornata, in dissolvimento peraltro in serata, nebbia estesa al mattino, nelle pianure, nelle ore centrali tendenza a nuova intensificazione durante la tarda serata e nottata, temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento, dunque bel tempo previsto sulla regione anche in questo giovedì, in questo insolito metà ottobre che sembra primavera. È tutto per quanto riguarda dunque questo appuntamento con DG Mattino. Vi ricordo intorno all'ora di pranzo la replica di Link, ultima puntata di ieri sera dedicata proprio ai giovani talenti umbri, condotto da Cinziatini, e stasera 19:30 e 20:20 in replica l'appuntamento con il nostro TG Sera, mentre l'appuntamento informativo mattiniero quotidiano con TG Mattino tornerà domani dalle ore 7:30 come tutti i giorni su TRG. Buona giornata.